Il tamburo è la mia vocazione, diciamo così. Faccio musicista perché a me piace il tamburo e il tamburo è il mio mezzo di comunicazione più forte. Il mio mezzo di comunicazione è dal punto di vista proprio comunicativo, che è proprio un mezzo di comunicazione come una strada, no? Il tamburo mi porta ovunque, è la forza del tamburo che mi porta in giro per il mondo, quindi la forza della musica. Terra Ross sono nati, non dico per caso, ma quasi. È la casualità che poi alla fine mette a posto le cose nella vita ed è quel caos, diciamo così, che ti aggiusta le cose, che è una cosa fantastica. Questo gioco, piano piano, è diventato un gioco sempre più importante. Il rapporto che si è creato con i musicisti, con i Terra Ross, è un rapporto Terra Ross. Cioè, è un rapporto che solo noi possiamo, non lo so, capire. Cioè, è una dimensione, è uno stile di vita, quasi come se fosse una cosa che esula da quella che è la realtà. Ed è un rapporto di estrema intimità, estrema condivisione, estremo scontro, estrema... un rapporto forte, forte. Però di grande unione dal punto di vista dell'obiettivo proprio. Cioè, noi siamo in Terra Rossa e andiamo avanti. Cioè, per noi siamo Terra Rossa, è come se fossimo una nazione, non lo so, un San Marino, capito? Voi siete l'Italia e noi siamo San Marino. Ecco, noi siamo i Terra Rossa, capito? Siamo così. E la nostra attuale formazione è composta da degli ottimi musicisti e dei grandi personaggi, devo dire. Parto da Giuseppe De Santo, che è il cofondatore del gruppo, con il quale c'è un rapporto veramente fraterno da oramai tantissimi anni. E Giuseppe fermo e con un grande cuore. Antonio frizzante e svelto. Vito un pazzo, pazzo scatenato. Anna Rita è quella che proprio ci dà la presenza scenica e la luce professionale. Poi c'è Stefano, che io lo vedo abbondante in tutto quello che fa, tanto. Poi abbiamo Nico, che è il nostro mandolinista, che è una sicurezza musicale. Ci abbiamo Carlo, che è quello che non ti aspetti, cioè che lui è zitto zitto ma poi sullo strumento mena. Poi ci sono le nostre danzatrici, che poi in realtà le danzatrici stasera ne vedrete due, però ne abbiamo 3-4 che stanno nel nostro... mi nomino la nostra prima danzatrice, che è Caterina, che è istintiva. È l'istinto proprio che viene fuori in tutto. È istintiva, cioè proprio l'istinto. Poi abbiamo Miriana, che è la ballerina. Poi abbiamo Ornella, che è la tecnica. E poi ce ne sono tante altre, che c'è Sabrina, ci sta Natasha, ce ne sono tante altre che ruotano intorno. Il nome viene da una poesia che ha scritto Giuseppe De Santo, che poi è il testo della nostra canzone, del nostro inno. Terra Rossa dal cuore, quando chiò Gesù sola, Terra Rossa si alza l'ubinde, l'ugore che batta forte si fa me.
come è rossa questa terra. C'è gente che ci scrive, che riconosce questo brano come un inno, come uno sfogo. Ed è noi anche ogni volta che lo cantiamo ci emozioniamo. È un'emozione fantastica quando la gente lo canta insieme a noi. Noi alla fine facciamo un concerto semplice, ma veramente semplice. Noi vogliamo semplicemente creare una bella atmosfera tra la gente. Noi abbiamo suonato in posti assurdi. Già il fatto di continuare a suonare quasi tutti i giorni per me è una grande soddisfazione professionale. È proprio, cioè, è già, io tutti i giorni dico cazzo, cioè, siamo in terra rossa. Mi piace la musica a 360 gradi, cioè tutta la musica. È nata questa passione guardando il Utamur. La bassa musica. Che cos'è la bassa musica? È una formazione musicale veramente ristretta, composta da 5 musicisti, 2 rullanti, un flauto, un ottavino, cassa e piatti. E l'idea di questo trambusto musicale che dava inizio alla festa è una cosa che mi dava proprio piacere, no? Personale. Il tamburo. Quando c'era la musica era sempre tutto bello, quindi mi sono avvicinato alla musica perché si creava una situazione positiva, bella. E ho cominciato da bambino andando dietro questi musicisti qua, mi facevano canticchiare quando suonavano, Bascia la Marina, che è una canzone che ritorna sempre nella mia vita, che è un brano poi in realtà di Tony Sant'Agata, che è un inno per tutti i pugliesi, in Puglia e fuori Puglia. Ma la vocazione più grande, alla fine, tutto tornava sempre lì, cioè alla musica popolare, alla musica per la gente, la musica nostra. Signore e signori, buonasera! Buonasera a tutti, come va? A posto? Fa caldo? Allora, io a questo punto farei una bella cosa. Proverei a spostare il peso del corpo da una parte all'altra, a liberarci dai pensieri negativi, mandarli tutti quanti a fanfullo e lasciare solo i pensieri positivi e fare questa cosa a destra e a sinistra. A destra e a sinistra. Proviamoci tutti quanti in questo modo, bravi, ecco, leggeri, leggiadri, leggeri. Ecco così, guardate che bello. Adesso siamo di più quelli che si muovono e domani noi potremmo dire a quelli che stavano fermando: ma no, mi stacco come un costo! Così, vedi come cambia il punto di vista e cambia così. Allora, quando la musica è lenta facciamo così, quando la musica è veloce, non è che ci avete qualche foulard, qualcosa, qualche fazzoletto? Facciamolo vedere, donne, facciamo vedere i fazzoletti, cose. Anche i fazzoletti di carta vanno bene, l'importante è che siano usati da 10 minuti almeno, ok? Dai, che 10 minuti sono assucati, su. Allora, facciamo vedere i fazzoletti, le cose, i foulard, fate vedere. Sventolate, donne, sventolate i fazzoletti, i foulard di capel, qualche cosa. Fate vedere. Perché la tradizione dice che le donne fanno vedere, mentre ballano fanno vedere il loro fazzoletto, così giocano, ballano col fazzoletto, e gli uomini guardano il fazzoletto della donna che gli piace, ok? L'uomo deve cercare di farsi dare il fazzoletto dalla donna che gli piace, perché? Perché la donna, nel momento in cui concede il proprio fazzoletto, poi dopo, questa è la tradizione, poi dopo deve concedere anche... deve concedere anche la... Ma così fregati sta, cioè proprio... tu casi che non fa zulette e cose. Pizzicarella mia, pizzicarella, pizzicarella mia, pizzicarella, tu camminato tonerino.
tutto umare na balla. Science è un brano fantastico perché è troppo divertente. Allora, cari signori, adesso è giunto il momento, anche veloci dobbiamo essere, di accoppiarci, formare le coppie, formiamo le coppie. Femmine e maschile, maschile e maschile, femmine e femmine, non c'è fatto niente, l'importante è che ci si accoppia, che ci si accoppia. Tutta a tarantella, pronti? Yeah! Ah, ah, yeah! Vai sotto, andiamo sotto braccio. Andiamo sotto braccio e se facciensi e non buona a crestire e gli sposete te ne pure la cumbera e la cumbera certe volte viene susa puramente se vedete in dallo usa e stop, stop, adesso mettetevi uno di fronte all'altro. Ok, di fronte dobbiamo fare una cosa che fanno i brasiliani, di solito fanno i brasiliani quando fanno i balli di gruppo, tipo ai si ci bevo, ai, ai. Quindi di fronte al ritmo di musica, you, do, tre. E ti che te tocca, mi te sogna, se la cincia bene da qua, se la bene da se ti andate, può pensa la luce. E ti che te picchia, lieve, mitte, se la cincia, piglia, la luce, va pagando, tende la volta, la volta. Bravissimi, sotto braccio di nuovo a tarantella, sotto braccio. È la storia di tante persone, è la storia di tanti personaggi da masseria proprio. E non solo, viene fuori tutta la malizia dell'essere umano, umano meridionale. Perché alla prima diciamo così, sfaccettatura, ci casca, capito? Ci casca anche le donne, non solo, perché dice, no, è un brano, diciamo, contro le donne, ma invece no, questo è un brano che valorizza la malizia di tutte e due i sessi, uomo e donna, perché alla fine, diciamoci la verità, l'occasione non se la fa scappare nessuno dei due, cioè se zio Vincenzo, diciamo così, ci prova e la signora ci sta, la signora forse non aspettava altro. Anzi, nel video che abbiamo fatto con Gianni Ciardo, in realtà zio Vincenzo è vittima di tutte ste donne che non vedono l'ora che arriva zio Vincenzo, che arriva zio Vincenzo, che, diciamo così, infatti il video è fantastico, alla fine c'è Gianni Ciardo che è proprio, che è il nostro zio Vincenzo, che non ce la fa più. Diciamo che suonare per Madonna è stata una bella emozione, insomma. Poi abbiamo suonato per Madonna in una dimensione come se fossi in campagna da me quando ero bambino, cioè bellissimo, una cosa eccezionale. Abbiamo fatto i brani nostri, così, cerchio, mano nella mano, tarantelle, cose, è stata una cosa che non mi sarei mai aspettato. Il brivido che ho provato, l'ho provato quando siamo stati in Australia e i vecchietti che stavano là, gli emigranti di prima generazione, ci hanno ringraziato perché dice bravi, siete bravi, avete fatto la nostra musica, ma con questa musica ci avete fatto ritornare indietro nel tempo quando eravamo in Italia
ed eravamo a casa nostra con i nostri genitori e stavamo lì a mangiare, a ridere. Mi hai fatto ricordare lo schiaffo di mio padre, io ho i brividi ogni volta che mi ricordo questa cosa. Mi hai fatto tornare indietro nel tempo, quindi questa magia, pelle d'oca ogni volta che ricordo questa cosa, perché mi ha proprio colpito, è stata una magia, no? Proprio la musica è la magia, la macchina del tempo, incredibile. Ambascia alla Marina è una delle cose più ricorrenti della mia vita. Quando parte Ambascia alla Marina, parte la festa. Quando è bella lo primo amore, tu secondo è più bella amore. E quando è bella lo primo amore, tu secondo è più bella. È la prima canzone che ho imparato a cantare quando ero bambino. È una magia. È una cosa assurda, Ambascia alla Marina, la sanno tutti, ovunque, ovunque. Cioè la fai in Puglia, la cantano, la fai da un'altra parte, la cantano. Poi crea sto clima di festa, sto clima divertente, sto clima bello. Poi ci sono gli stornelli dentro che sono tutti spottò. Poi adesso l'abbiamo, nel nostro arrangiamento c'è un mashup con un brano che si chiama So Babini, che tanti anni fa era una hit di musica house. E parapapà, pararara, taratatata. Allora, quando parte quel brano, parte il casino, parte la festa. Oh my God! Questa canzone è un dipinto che descrive tutte le cose belle che abbiamo in Puglia, almeno la maggior parte delle cose belle che abbiamo in Puglia, sono un'infinità. La Puglia, la regione più bella del mondo. Lingua di terra in mezzo al mare, dove è facile sognare. Tanto ricca di storia e tradizioni, di viandanti e pescatori. Puglia è un inno. Io almeno l'ho vista così, come un inno della Puglia, no? Perché è una descrizione, è come se fosse un dipinto che è proprio, ti fa vedere che cosa c'è in Puglia. Cioè è proprio una descrizione dettagliata delle bellezze dal Gargano fino giù all'Euca, no? E bellissimi, ammazza che belli che siete. Sono felice perché potrei anche piangere in questo momento, perché è il mio sogno, ho sempre sognato di salire sul palco, sempre di fare questo mestiere. Ogni volta che lo faccio ringrazio il cielo. Sono felice. Grazie.